Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Avete un Audi A3 di ultima generazione ibrida, la 1500 TFSI-E, e non siete affatto soddisfatti dell'assetto, la macchina vi rolla da tutte le parti, vi scappa a destra, a sinistra, seguite il video così imparate qualche cosa di nuovo. Sigla! Ecco, il cliente appunto ha acquistato questa macchina che è molto recente, che è appunto il 1500 TFSI ibrido, quindi elettrico e termico, che ha un problema che si vede a vista d'occhio. Se voi vedete lateralmente c'è una, noi la chiamiamo luce, c'è uno spazio tra la gomma e il passaruota veramente impressionante, ma molto alto. La parte posteriore ancora peggio. Infatti avevo chiesto al cliente inizialmente, ma questa macchina qua è un 2 o un 4 ruote motrici? Perché a volte sui 4 ruote motrici, col fatto che c'è l'albero di trasmissione, può essere, come sulle BMW ad esempio, può essere che l'altezza sia leggermente più alta. Viceversa, questa è un 2 ruote motrici. E quello che mi dice il cliente è che guidare in strada questa macchina, noi non l'abbiamo guidata, è un disastro, cioè rolla da tutte le parti, non la tiene in strada in sostanza, è una roba lì, probabilmente l'altezza, vado per logica, sono macchine nuove e permettetemi, anche noi non possiamo conoscere vita, morte, miracoli delle migliaia di macchine che ci entrano, quindi ogni tanto facciamo anche degli errori e ci scusiamo se facciamo qualche errorino, ma prendete atto della massa e della mole di informazioni che dovrei incamerare ogni giorno. Quindi questa macchina qui, secondo me, vado per logica, l'altezza della macchina è dovuta a un pacco batterie che chiaramente necessita di alzare il baricentro, pacco batterie che ovviamente è messo nella parte più sottostante possibile, però non ci sono altre spiegazioni per le quali io non ho quasi mai visto un'altezza di una macchina stock un'altezza di questo genere. Cioè, questa è veramente da... Adesso gli ammortizzatori chiaramente ci sono, però se io prendo questa macchina e vado a fare due giri tirandolo un attimino, torno indietro con i capelli dritti, quindi credo assolutamente in quello che ci dice il cliente. Detto questo, come si interviene in questo caso? Allora, al cliente interessa abbassare leggermente, andando a verificare, cioè andando a scegliere appunto la molla specifica per questa macchina. Addirittura quando noi abbiamo ordinato queste molle, che sono ovviamente le EIBAC Pro Kit, ci hanno chiesto, prima di fare l'ordine, ci hanno chiesto l'etichetta con i carichi sugli assi. Cioè io ho dovuto chiedere al cliente, adesso non mi ricordo dove era posizionata, comunque tutte le macchine hanno un'etichetta con scritto 1 e 2 e un peso espresso in chili. Questo peso espresso in chili dà esattamente il peso che grava sull'asse anteriore e sull'asse posteriore. In questo caso, appunto, perché? Perché vengono fornite delle molle specifiche per il peso sugli assi di questa macchina, perché già questa macchina è stata alzata per questioni tecniche. Se andiamo troppo oltre, passiamo dall'altra parte. Quindi ci vuole una molla che la abbassi tanto quanto si ha la soluzione perfetta. Quindi, come dicevo, EIBAC Pro Kit, per il momento gli ammortizzatori lasciamo quelli di serie perché la macchina è nuovissima, cominciamo così, vediamo una volta montate la macchina è centrata oggi, le molle appunto ci sono appena arrivate, entro venerdì, che è l'ultimo giorno prima della chiusura della pausa estiva, la macchina sarà pronta e consegnata, la proveremo prima e sono sicuro che questo problema di rollio e beccheggio verrà abbondantemente compensato. È ovvio, ma lì dipende anche dal discorso economico, che come dico sempre, il lavoro perfetto sarebbe abbinare alle molle che vanno ad abbassare il baricentro della vettura anche quattro ammortizzatori con uno stelo leggermente più corto, proprio per andare a creare un link perfetto. Una taratura di un ammortizzatore sportivo non è come la taratura di un ammortizzatore bitubo di serie. È vero che le molle EIBAC sono le meno basse del mercato, si possono montare tranquillamente anche su ammortizzatori stock, a meno che non abbiano più di 15-20.000 km, questa macchina ne ha meno. Quindi facciamo un qualche cosa di non sbagliato da un punto di vista tecnico, però diciamo che l'optimum sarebbe, come dicevo, molle ammortizzatore. Adesso faremo provare la macchina al cliente, poi magari a settembre, se il cliente rimane contento, come sono sicuro che rimarrà, prima o poi ci ordinerà anche gli ammortizzatori.
Io direi che per questa Audi A3, con questo problema veramente incredibile sull'assetto, anche per oggi è tutto. Vi invitiamo come al solito a cliccare sulla campanella sotto, a mettere un mi piace che tanto è gratuito, non vi costa niente, per noi è comunque importante, ma la cosa più importante ancora è iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!